Buonasera a tutti, rieccoci qui. Questo video lo imposterò come premiere ancora una volta, poi vedrò quando. Adesso comunque lo salvo nella cartella per andare a vedere, sempre parlando di video un po' speciali, fuori dall'ordinario, quindi basta con le partite top, di classici, aperture, finali, un po' sempre i soliti argomenti che occupano, come ben sapete, il menu della settimana, anzi, correggo, della pentamana, dal lunedì al venerdì. Andiamo invece a vedere la mia discesa in campo. Quando allora procedo, ho creato poi questo account su LCS circa un paio di mesi fa, forse a giugno, poi non so quando vedrete il video, comunque mi ricordo di averlo creato a giugno, visto che io sono un grande amante delle scalate, soprattutto su questa piattaforma. Creare account, partire come sempre, si parte da 1500 che è il punteggio basilare. Procedere con una bella scalata, non verso il milione, come direbbe Geriscolti, ma verso i 2500. A volte finisce bene, a volte finisce male, oppure direttamente far fuori l'account, distruggerlo e poi procedere con un altro. Quindi sempre reincarnazione, diciamo, mi reincarno costantemente su LCS. Adesso sarò veramente terribile, terribile, in onore del grande Victor Corcinoi, mi ha chiamato il terribile Victor. Beh, è ovvio che non sarò mai terribile quanto lui, ma adesso andiamo subito a vedermi all'opera. Poi naturalmente mi tocca fare come al solito le premesse. Questi sono dei video, sono dei contenuti anche per portare qualcosa di nuovo, per vedere, visto che ancora sono tra i pochissimi, forse fessi, aggiungerei tra parentesi, non lo so, a non aver portato i miei contenuti, le mie partite. Quindi andiamo a vedere un po' lo stile di gioco. Questa rappresenta naturalmente il meglio, quindi le mie 4, andremo a vedere 4 migliori partite nell'ultimo periodo nella piattaforma dei LCS finora. Non si tratta di lezioni, non sto in maniera arrogante, non voglio insegnare niente a nessuno, si tratta soltanto della condivisione a scopo di intrattenimento per vedere un po' che cosa ho combinato. Poi magari in seguito farò una sulle peggiori, un po' per essere più corretto, completo, visto che ci sono le migliori, le peggiori, quelle un po' più noiose, che in realtà per me sono più dolorose le partite senza emozioni che le sconfitte, piccola parentesi. Quindi non ho nessuna presunzione. Purtroppo mi tocca fare sempre queste premesse per evitare le accuse dei soliti noti, no? Quello che io chiamo i fascisti, non in senso politico, ma che pretendono, senza conoscere la vita e soprattutto i problemi personali di ognuno di noi, visto che non sono l'unico a essere stato colpito da questi, chiamiamole persone, ma in realtà non lo sono. Non in senso politico quando parlo di fascisti, ma che pretendono che io vada a registrare, a fare, non so, tornei ogni giorno, probabilmente gente, ricordiamolo, che non ha mai lavorato un giorno in vita propria, che accusa gli altri di essere arroganti o di spacciarmi per quasi guru degli scacchi, falso profeta, quando poi non ho mai chiesto, bene, sapete, niente a nessuno. Purtroppo, come ho detto, mi ritocca, anche se sono il primo che si annoia, ripeterlo fino alla nausea, anche se ormai queste persone, sempre tra virgolette, ormai vengono assolutamente bannate da YouTube, da Facebook, da TikTok. Potete trovare bene su TikTok, sempre agli scacchi 95. E quindi chiudiamo sempre le solite premesse. Io sulla gentaglia ci faccio una croce sopra, anche se loro l'unica croce che hanno visto probabilmente è la loro firma, visto che non sapevano manco leggere. Poi alcuni probabilmente hanno venduto l'anima al diavolo. Ma parliamo di escrementi proprio pezzenti dal livello del battiscopa siamo. Bene, quindi procediamo adesso via le danze, finalmente, quanto mai avete visto, il nostro primo avversario qui, Basley Spitz, non so quale sia la sua nazionalità, gli ho rovinato il punteggio, sono stato un po' cattivello, 2208 poi è sceso, questo era il mio all'epoca, partita di un mese fa, siamo in una 10 più 0, ovvero rapid senza incremento. E procediamo da subito. Il mio avversario aprì con D4, cavallo F6, la mia preferita per affrontare D4, entrando subito poi nel gioco come viene definito semichiuso, ma qui siamo già nelle difese indiane. Il bianco procede, fin qui tutto abbastanza meccanico, di routine, si espande al centro con la solita mossa C4 per controllare D5, tanto quante partite abbiamo visto con le difese indiane, a valanga, cari miei. G6, qui per me è quasi obbligatorio. A parte il gambetto Benko, andare ad aprire l'alfiere e il fianchetto per fianchettare il nostro alfiere camposcuro e poi svoltare, vedere se svoltare verso un'est indiana oppure una gunfet. Il mio avversario, infatti, ha giocato cavallo C3, sempre avuto una preferenza verso la difesa Grunfeld. L'importanza di chiamarsi Ernest Grunfeld, però, D5. E poi qui il mio avversario, andremo adesso a calcolare alcune varianti.
per d5 si rientra qui nella variante di cambio, è ovvio d5 per impedire di giocare quarto, a differenza dell'est indiana, come sappiamo, alfile g7, dove il bianco può invece conquistare tutto il centro. Anzi, qui direi, visto che abbiamo già per poter fare le varianti, che purtroppo qui non mi fa fare in alternative, di attivare anche immediatamente, ecco gli spoiler, la scacchiera anche di analisi, così possiamo procedere molto bene. Quindi d5, c per d5, se devo gustare qualche altra variante, naturalmente, come sapete bene da chi mi conosce, soprattutto chi segue il canale da diverso tempo, sono contrario all'utilizzo sfrenato del motore, che rimane sempre disattivo. Meglio che dorma lui che il nostro cervello. Motore attivo, cervello sempre più passivo, disattivo, e quindi si decresce come giocatore. Invece questo non vogliamo che accada, tanto l'analisi fornita, visto che sono partite già analizzate, come sempre, come fanno tutti, e una volta terminata una prestazione poi si va a verificare quelli che sono stati gli errori, i meriti, eccetera. Bene, 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 c per d5, Grunfeld, difesa Grunfeld, variante di cambio, bianco scalcia subito con e4, cavallo per c3, tutto di routine, pedone che ricattura, alfine in g7. Quindi, qual è l'atteggiamento? Cedere il centro per poi attaccarlo o conquistarlo con i pedoni? Chi sta meglio? Questo dilemma è vecchio quanto gli scacchi. Lui decide di uscire un po' fuori dalla teoria, quindi non giocando le solite mosse, potete vedere qui alfile c4, cavallo f3, solitamente alfile c4 viene accompagnata da cavallo e2 per impedire alfile g4, quindi poter giocare f3, ma abbiamo già visto più volte la Grunfeld, in onore soprattutto di Garry Kasparov, che ha giocato con ottimi risultati, e tanti altri. Mi avversario qui sceglie di giocare alfiere in b5, quindi procede, vuole subito rompere il ghiaccio con uno scacco, allora scelgo di scomodare il pedone d'alfiere c6, vado a scacciarlo, torno in a4, b5, cerchiamo sempre di guadagnare spazi a ovest, nel momento che è uno dei temi più frequenti, ma anche più difficili comunque per quanto riguarda la lotta tra le due filosofie nella difesa di Grunfeld, è il buon centro costruito dal bianco, e poi invece l'espansione del nero a ovest, quindi per cercare subito un'iniziativa magari di creare, di arrivare alla promozione, quindi pedone passato e poi promuovere. Vediamo se ci sarà riuscito. Quindi b5, il mio avversario qui retrocede con l'alfiere in terza in b3, arrocco corto, un po' qui seguendo la Rui Lopez, no, quando si scalcia subito a ovest in maniera molto aggressiva, arrocco corto, metto il rassicuro, cavallo in e2, qui anche lui poteva sicuramente preparare la strada per arroccare corto, non ho pensato ad altre idee, magari tipo alfile g4, ho preferito subito espandermi ancora a ovest, magari minacciare una 4, senza poi espormi a gravi controgiochi. Il centro qui rimane assolutamente bloccato, lui preferisce arroccare corto, allora cavallo in d7 per poi sistemarlo in b6 e ricercare un gioco molto più attivo, più anche basato sul dinamismo tra i vari pezzi, tutto poi i protagonisti sono sempre i pedoni con cavallo b6, quindi sulla ridona mi dovrò scatenare. Alfiere in a3, che viene segnata come potete vedere come un'imprecisione, preferendo e5, quindi andare subito a rendere un po' più cattivello il mio alfiere delle case scure. Scelte che poi si potranno effettuare anche alla mossa seguente, alfiere in a3, lui preferisce in questo momento trovare una buona diagonale per il proprio alfiere camposcuro, cavallo b6, il mio piano qui non cambia, lui spinge in f4, quindi vuole procedere con una bella offensiva al centro, supportandolo anche, e poi sulla diretta con f4, e allora qui, basandomi un po' sul tema della scelta, poi si poteva provare qualche altra mossa, ma A4 è stata quella che ho ritenuto un po' più convincente, decido di allontanare subito l'alfiere, quindi torna subito in C2, il cavallo salta in C4, vado adesso ad attaccare anche l'alfiere camposcuro, qui c'è sempre una minaccia grossa in ballo, cavallo in E3, che alla fine il mio avversario si trova quasi forzato a dover difendere contemporaneamente il proprio alfiere, ma allo stesso tempo evitare i pericolosi salti del cavallo per dare un doppio e guadagnare come minimo una qualità. Quindi viene giocata donna in c1, assolutamente buona, alfiere in g4, cerchiamo di far crollare la posizione, sempre magari per provocare qualche sbavatura attraverso le complicazioni, poi non parliamo di complicazioni così spaventose da stracciarsi i capelli, perché ce li hanno, naturalmente non conosco il mio avversario, e qui si va ad attaccare il cavallo, cerchiamo di mettere un po' più di caos sulla scacchiera. Lui riesce comunque a destreggiarsi molto bene con alfiere in d3, va a difendere il tutto, anche se i suoi pezzi qui hanno una certa componente passiva, la donna qui in c1 che difende l'alfiere, qui il cavallo che rimane ben difeso, le torri, che sì, la torre che potrà avere un futuro un po' più un futuro migliore nella colonna f, l'altra rimane in naftalina. Quindi cavallo per a3, amaro in cuore, avevo costretto a cedere il cavallo, poi nessuno mi ha puntato un'arma, ma preferito cambiare subito il cavallo e ottenere la coppia degli alfieri come vantaggio, donna per, torre in c8.
Quindi in estrema azione, vedendo qui la solidità della catena pedonale, l'anello debole e il pedone C6 in quanto quello più arretrato, ma è difficile da raggiungere per il bianco e in tal caso preferisco fortificare qui le difese con torre in C8, tanto era comunque una colonna chiusa, di certo non ci saranno grossi problemi. Qui Dona in C5, ho intuito una manovra che poi è stata giocata in partito, ovvero quella di Dona in G5, dare delle noie al mio alfiere, visto che è l'unico pezzo che lui si ritrova qui nella propria metà. Scacchiera, ho preferito evitare un cambio di pezzi che non mi avrebbe garantito chissà quale vantaggio, anche perché gli altri non sono poi così attivi. Allora, in una posizione di questo tipo, vedendo la sua donna sempre più prepotente, un po' a malincuore perché preferisco sempre evitarlo. È un po' come andare dal medico, preferisco sempre evitarlo in quanto scelta può portare benefici, ma sempre triste. Donna in D6, e lo so, lo spettacolo, preferisco sempre giocare con le regine sulla scacchiera. Propongo il cambio, lui sceglie invece di andare avanti in maniera testarda con il suo piano. Donna in D5, va ad attaccare alfiere, qui mi trovo costretto a cambiare. Poi c'erano mosse più passive, non mi andava di proseguire, quindi alfiere per, elimino subito il cavallo, alfiere che ricattura e resto C5. Perché per quanto riguarda il gioco dei pezzi qui non è una posizione esemplare, nonostante qui il nero sta meglio. Bisogna più espandere sempre il vantaggio. Qui C5 è molto pungente, anche se merita la mossa del nostro amico Stockfish, Donna A3, C5, poi a posteriori sembra, è sempre tutto più facile da analizzare, C5 per andare a mettere pressione aggiuntiva sul pedone in D4, che si ritrova anche inchiodato, altrimenti il suo compagno in C3 farà una brutta fine, e lui qui gioca E5. Una mossa fastidiosa, devo dire, pungente, alla quale avevo pensato, ma C5 ero convinto che fosse la mossa più ambiziosa, quella più tenace. Invece alla fine lo è E5, quindi spinta la parte per il bianco, attacca la donna che va in B6, qui lui gioca proprio la mossa che io in fondo al cuore volevo, mi aspettavo, ovvero la spinta in D5. Ero convinto che fosse magari imprecisa, invece lui sceglie di espandere ancora, quindi sovraestendere il proprio centro, anche se poi sono le torri, non sono ben preparato ad affrontarlo, e qui si espone prima di tutto a uno scacco di scoperta. Boom, terribile, uno scacco nella diagonale, Reina K1, tanto ormai l'alfiere delle case scure per lui è lontano ricordo, visto che è già finito negli spogliatoi. F6, adesso basta, adesso mi faccio anche rispettare sulla linea, non posso permettergli di fare quello che vuole. F6, magari per disfarmi proprio dei pedoni centrali, quindi cercare di trasformare il centro scacchiera nel deserto del Sahara. Donna in G3, lui preferisce scomodare, quindi retrocedere con la propria regina. Madama torna in G3, presa in E5, e naturalmente qui possiamo finalmente su un alfiere G4, cercata di allo scopo, mantenendo comunque, lasciando in presa effettivamente il pedone qui in F4, lui cerca di attaccare la torre. Alfiere in G4, va a migliorare il proprio pezzo, e io qui ne approfitto, vedendo che la partita adesso prende una direzione un po' più tattica, lascio pure la torre apparentemente poi in presa e procedo con E per F4. Quindi prendo il pedone, vado ad attaccare la donna, qui attenzione anche che potranno cambiarsi le torri a seconda di quelle che sono le soluzioni proposte dal mio avversario. Donna E1 viene indicato come la mossa più sicura. Naturalmente io avrei dovuto poi spostare subito la torre e lui sceglie di giocare torre per F4. E qui lo stesso, ci sono diverse linee, diversi rami tattici da calcolare, da sviscerare. Non sarò prolisso naturalmente, comunque le strade sono due. Io ho preferito, anziché andare a spostare passivamente la torre in C8, prendere subito in F4, e qui anche lui si ritrova costretto a una scelta. Torre per F4, lo poteva subito riprendere con donna per torre, torre in F8, vado ad attaccare la regina, e lui qui doveva in maniera un po' più passiva, magari potevo anche procedere creando una batteria sulla colonna F, salvo grandi minacce. Lui invece ha preferito accettare in questo momento e andare a guadagnare la torre, a riprendere sostanzialmente alfiere per C8, torre F8, fosse passiva come soluzione. Ho preferito cercare un po' di telecomandare il mio avversario, costringendo quindi a muovere ancora una volta l'alfiere, anche se qui magari provare con un donna F2 poteva permettermi di magari obbligare il cambio, del forzare il cambio sempre delle donne, perché qui si andava a minacciare in effetti il matto del corridoio, sacrificio di donna, torre per, matto del corridoio, quindi potevo portarmi in un finale con un ottimo, buon vantaggio, ponderiamo sempre i termini, con una torre in seconda traversa, la propria che si ritrova sempre addormentata,
E poi l'alfiere 15-8, quindi un finale con un pedone in più, tendenzialmente favorevole al nero. Ho preferito invece Toro F8, anche perché da un momento all'altro, anche se siamo in rapid, lo Zeitnot può essere alle porte, può bussare subito e inaspettatamente, come la morte, no? Nel settimo sigillo. Alfiere N6 tuona con scacco, re nell'angolo, H4. Qui forse è stato posseduto da Alfa Zero, le sue spinte con H4, H5, il pedone di torre che a volte, forse bevi un po' troppo, il pedone di torre decide di procedere in queste corse senza freni, senza soste. Bene, andiamo a punire. Io qui, per evitare di rientrare in una partita anche troppo strategica, lenta, che non si addice affatto al mio stile combinativo, ho cercato di chiuderla, magari esponendomi a qualche rischio, ma qui comunque ho una maggioranza di pedoni sull'ala di donna, tanto di 5, qui rimane una fortezza, ma non mi deve assolutamente preoccupare. Spingo in B4 per creare un pedone passato. E questo poi si è rivelato, il compito per me si è rivelato molto molto più semplice. Qui, se vogliamo dire la tutta, si va a creare pressione contro il C3, l'alfiere che sembra essere come un guardone in G7 e magari annoiato sfogliando qualche giornale, invece in realtà è uno dei protagonisti del gioco, perché all'occorrenza, come un supereroe, potrà sempre intervenire. Torre in B1, B3, mi espando ancora e mi dispiace, ma a breve mi dovrai concedere di promuovere un pedone. H5, minaccia di rompere tutte le linee. Il re si trova subito rinchiuso nel bunker per evitare ipotesi tragiche, horror alla Dario Argento. Presa in H5, donna in H4, tenta di far crollare la posizione. Qui va ad attaccare H5, C4. Peccato che la mossa in questo momento, come diceva David Bronsted, il vantaggio più grande negli scacchi è quello di avere la prossima mossa, e allora è il mio turno e ora ti travolgo. Pronti? Presa in A2. Beh, non è una mossa geniale, di certo, però comunque un bel sacrificio di regina, sono riuscito a farlo. Pseudo sacrificio, perché si dice, morto un papa se ne fa un altro, morta una regina in questo caso se ne fa un'altra. Promozione con uno scacco in omaggio, scacco quindi, alla fine riesco sempre nel mio intento. Re in H2, posizione che qui tende a crollare. Addirittura il nostro amico Stockfish individua una combinazione di matto in 14 mosse, iniziandola con alfieri in E5, ma alla fine ho preferito donna per C3 e il mio avversario qui ha scelto di abbandonare. Quindi si è chiusa anche la prima partita. Una Grunfeld di quelle che è solitamente un po' più tematiche, magari a variante per quanto riguarda l'apertura. Alla settima mossa in questo alfiere B5 siamo usciti dalla teoria, anche se poi forse di giocarla più volte vengono sempre assimilate, quindi per la teoria rimane una linea minore, non una novità, ma una linea minore, poi il resto rimane sempre i soliti concetti, sono gli stessi, quelli più cardine, che rispecchiano la natura di questa difesa molto ambiziosa, che è vero che richiede molto studio, però poi alla fine si raccolgono i frutti. Poi, basandomi un po' sulla tattica, sono riuscito, temendo sempre lo Zeitnot, che nomineremo spesso in questa diretta, re in H8, H4, B4, creare un pedone passato, sacrificio all'occorrenza. Qui torre in D1 è stata valutata un po' più vigorosa per il bianco, e però donna B2, qui si può appoggiare subito la promozione, oppure i suoi pezzi devono rientrare in prima, quindi acquistare sempre una componente passiva che è meglio evitare. Passiamo adesso alla seconda partita. Questa contro Ben Terry, candidato maestro del 2007, Gabon, con cui ho giocato più partite, non so quando è data, un mese fa, 5 più 0, quindi una blitz. Una partita lampo, con qualche tuono, ricordate sempre che non c'è lampo che non abbia dopo un tuono. Anche qui direi che possiamo subito procedere sistemando anche l'analisi. In questa avevo i pezzi bianchi, 5 più 0, vediamo quanto sarò terribile. Bene, D4. Apertura di donna, D5, C4, gioco chiuso, gambetto di donna. Vediamo un po' se il mio avversario ha accettato. No, lui preferisce qui E6, la difesa ortodossa. Cavallo in C3, cavallo F6, qui tutto ormai meccanico, consolidato. Cavallo F3, un po' come una cantilena. Alfieri in E7, va a preparare subito l'arrocco. Qui sono sempre le solite mosse con alfiere o che va in G5 o che va in F4, e si può rientrare da un momento all'altro con C per D5 e alterare tutta la struttura pedonale rientrando nella Carlsbad, non Carlsen, la Carlsbad, dal nome del torneo 29, quello in cui viene giocato, che altro non è la struttura pedonale della difesa ortodossa variante di cambio che al mercato mio padre comprò. Alfieri in F4, voglio dominare la diagonale entrando quello che viene denominato l'attacco Horwitz. Il nero qui prosegue con tutte mosse di routine, solite meccaniche, come ho già detto, quindi non mi soffermerò più di tanto. Arrocco corto, E3,
tanto l'alfiere ormai è già partito in battaglia, quindi si può chiudere tranquillamente la porta alle sue spalle. Ora dovrai essere un eroe. E tre, chiudiamo tutta la struttura pedonale, proprio il mio intento è sempre quello più da manuale, nei libri, l'alfiere che si incastona perfettamente in D3, dove in C2 a creare la batteria, arroccare corto e poi puntare magari su qualche complicazione tattica, come cerco sempre di ottenere dei buoni vantaggi. Lui invece qui C5, che ci lascia un retrogusto di semi-Tarrasch, se non fosse per l'alfiere in F4, vuole cercare di aumentare la tensione, sistemare il cavallo in C6, che da un punto di vista più puro risulta anche migliore, dal momento che non va a sbarrare la strada al pedone, quindi cavallo in C6, pressione aggiuntiva, ma qui io preferisco andare a allentare un po' tutto. Quindi presa in C5, alfiere che ricattura, perde un tempo. Sì, comunque è stato mosso per ben 2 volte, anche se non c'erano qui grandi alternative, magari si poteva procedere con alfiere 2 altre linee. Preferisco invece allentare subito la tensione. Questa partita veramente combattuta, tagliente, tosta comunque come avversario. E ho cercato qui di affidarmi nuovamente alla tattica, quindi un altro tornado di tatticismi. Alfiere in D3, dove potrà dominare questa ampia diagonale, magari non va escluso, ne dubito, qui vedendo la posizione, meglio ne dubitavo durante la partita, magari, chi lo sa, che un giorno potrò effettuare un bel dono greco nel nome del calabrese, come aveva chiamato Gioachino Greco, alfiere per H7, anche qui con uno scacco in omaggio, vedete come sono gentile. Cavallo in C6, arco corto, mettiamo il re al sicuro nella roccaforte e lui spinge in D4. Devo dire che ho già storto il naso quando ha giocato questa mossa, anche se un po'. Qui ho cercato di mantenere la calma, di non entrare nel panico, e alla fine, vedendo un po' le scelte, se cercare di complicare le linee con qualche altra mossa oppure andare a cambiare, ho preferito sparecchiare un po' tutto. Presa in D4, lui riprende subito di cavallo, magari per giocare qui cavallo per F3, dovrei riprendere di donna. Occorre sempre tenere a mente quelli che sono i tatticismi che può creare anche l'avversario. Pertanto, torre in C1. Ho deciso di proseguire in ogni modo, in ogni contesto, avanti con lo sviluppo. Cavallo H5, infastidire ancora l'alfiere, e qui l'ho sistemato in E3, dove in effetti, vedendo poi come è andata la partita, è stata senza dubbio la scelta migliore, anche perché in G3 c'è il problema della struttura che poi si potrebbe rovinare. Abbandono quindi questa diagonale, che poi fino a se stessa non mi ha assicurato grandi vantaggi, alfiere in E3, poi sempre tipica in questa variante nell'attacco Hurwitz, cavallo H5, alfiere che deve assolutamente essere spostato. Quindi sistemiamolo in E3. Qui si va ad attaccare ancora una volta il cavallo. Attenzione, quegli attacchi di scoperta, no? Quelli un po' tipo la trappola, quella della francese, cavallo persi, cambia tutto. E magari qui cavallo, cambiando cavalli, alfieri, alfiere per H7 scacco e guadagnare la donna. Se madama dovesse trovarsi in D4, lui potrebbe perdere la regina di scoperta. Ecco che una volta che la posizione è una pentola a pressione pronta a esplodere, il mio avversario decide di cambiare tutto, quindi di non procedere più a quote così elevate. Cavallo per F3 scacco, e qui ho deciso di riprendere di donna, in una linea ancora qui piena e inzuppata di calcoli. Perché? Perché innanzitutto qui comporta, c'è sempre il rischio, il calcolo da fare per evitare di perdere un pezzo leggero in questo caso. Donna per F3. In questa posizione lui si trova con il cavallo in presa, con l'alfiere in C5, mossa che spetta al nero, e lui qui sceglie donna per D3, che complica ulteriormente le linee e le complica proprio se stesso in questo momento. Anche perché qui abbiamo 2 pezzi in presa, ci potevano essere diversi tatticismi da sfruttare anche in questa posizione, magari qui alfiere per, se avesse giocato, donna caricatura, posizione certamente più calma, il cavallo può essere risistemato. Lui invece preferisce donna per D3. Allora qua non vado a giocare mosse come donna per H5, andare a prendere il cavallo, quello poteva poi rifarsi subito, anche perché l'attacco qui verso l'alfiere è abbastanza illusorio. Ecco che lui qui torre F in D1, preferisco guadagnare un ulteriore tempo, completare, quindi non proprio sapere decidere momentaneamente che cosa fare. E non ho avuto poi neanche grandi dubbi, a parte qualche calcolo, già dal momento che ho valutato dei sacrifici, forse con donna per H5, alfiere per, che lui poteva andare a fare qualche sacrificio magari su alfiere per F2, perché si poteva anche alfiere per, in questo caso una posizione che non mi piaceva, minacciare la torre, ma incappariamo comunque in una linea molto simile.
Donna Per, Torre FND1, quindi scegliere magari di proseguire con un'intermedia, dipende. Alfiere per E3, mi ha stupito, qui veramente è stato lui, terribile proprio. Alfiere Per decide di sacrificare la propria regina, tutto allo scopo, ed è qui che ho calcolato probabilmente la variante con donna per cavallo, andando quindi a sbarazzarmi subito di un pezzo leggero. Tra l'altro qui l'alfiere, come potete vedere, ha la donna in presa, è chiaro che ho giocato torre per D3 senza neanche pensarci. Lui ha cercato subito di ottenere un compenso con i pezzi leggeri, quindi guadagnare l'alfiere. Io qui, riprendendo naturalmente la donna, ho dovuto cedere la torre, o comunque una qualità, anche se non vado a riprendere l'alfiere, no? Sacrificio di qualità, torre per pezzo leggero, ma donna per H5. Alla fine, con i pezzi sospesi, vengono letteralmente sospesi, un po' come a scuola, sospeso fuori dalla scacchiera. Alfiere per B2, prosegue ancora il banchetto dell'alfiere Camposcuro. Ora qui mi devo affidare quasi esclusivamente all'attività più corale, ben collettiva, dei pezzi pesanti, e giocato torre H3. Questa, poi, dopo qualche secondo, non è piaciuta neanche a me, quanto ho impiegato 7 secondi per pensarci. Male, qui devo dire. Torre in G3, forse è un po' più convincente, anche se bisogna andare a fare i conti, qui bisogna spingere prima o poi uno dei pedoni per evitare magari in futuro la beffa su un'ipotetica, in un futuro prossimo, torre in D8, matto nel corridoio, sempre come un'ombra minacciosa. La migliore qui è la cavallo E4, quindi andare a rendere il cavallo anche più attivo, anziché mantenere la torre legata alla propria difesa, visto che ormai è caduto il pedone in B2. Io ho preferito, ad ogni modo, commento quello che è stato giocato in partita, torre in H3, non mi piaceva per via di attacchi di scoperta, come esempio delle spinte in E5, ma qui non è assolutamente possibile, perché si va a minacciare il matto, più che altro a provocare la spinta K6, unica mossa legale per salvare la partita. H6, donna in C5, mi sono stupito quando ho visto poi l'analisi che ho sciupato in effetti gran parte del vantaggio. Donna B5 poteva essere un po' più forte, più tenace, perché che si va ad attaccare l'alfiere, lui che potrebbe decidere di cambiare tutto, magari come viene suggerito qui alfiere in A1. Allo stesso tempo la donna sta molto bene in B5, potrei anche utilizzare il cavallo per scopi un po' più bellicosi, vado a imprigionare, a legare l'alfiere avversario, l'altro alfiere alla difesa del pedone in B7, minacciando di distruggere tutto. Donna C5, in effetti, poi non è piaciuta neanche a me. Qui sceglie di spingere, ma più che altro, anche se il pedone viene un po' abbandonato al suo destino, di attaccare la torre di scoperta. Allora, senza problemi, la sistema in G3, alfiere in E6, torri che finalmente si vedono tra di loro, comunicazione per sistemarne una in C8, viene attaccato il pedone in C4. Io qui ho già comunque deciso di sacrificarlo anche un po' più a lungo termine. Certo che in alcun momento ho pensato di sbarazzarmi, cambiare alcuni pezzi per poi rientrare in un finale con alcune prospettive un po' più rose per il bianco. Alla fine, qui con alfiere 6, lui potrà attaccare la donna con torre in C8, di conseguenza il pedone, ma qui c'è una mossa che mi permette, quella che ho scovato, di andare avanti e di mettere il dito sulla piaga, ovvero donna per E5, sgranocchio un pedone. Torna a minacciare il matto, questa volta in G7, quindi lo scopo non è minacciare il matto, è ovvio che lui lo vede, visto che è un candidato, ma, e poi anche a me non ne bisogna essere candidati per vedere il matto in 1, però G6 e riesco a indebolire l'arrocco. Allora qui provo donna E4, andiamo a seminare subito un altro po' di caos sulla scacchiera. Lui ignora, non vede, magari vuole sacrificare volontariamente il pedone in B7, quindi muove, sposta il proprio re in G7, anziché farlo rimanere seduto nel trono ad aspettare il suo trapasso. Donna per B7, quindi vado ad attaccare subito anche l'alfiere, la regina qui che veramente è proprio una regina della scacchiera, nel senso che comanda lei totalmente. Torre in B8, questa mi è piaciuta proprio, ho apprezzato la mossa del mio avversario perché cerca di difendere in maniera più aggressiva, quindi non va a cambiare, a spostare l'alfiere il diretto interessato, ma torre in B8. Allora qui donna in E4, alfiere F5, anche qui lo devo veramente premiare. Incredibile. Peccato però che dopo un po' ho iniziato a fare sul serio. Alfiere F5 sta speculando su un tatticismo proprio gustoso, ovvero che io poi ho deciso di accettare, cercare di ottenere il pezzo leggero. Tradotto in mossa, donna per F5, alfiere per C3, sempre la tattica, la regina degli scacchi, e qui io mi trovo con la donna apparentemente in presa perché lui vuole cercare di costringermi a portare la torre in C3, quindi riprendere l'alfiere, ma quando mai? Donna in D3, anche se C2
era un po' dal punto di vista più della tecnica, un po' più corretta. Attenzione sempre alle diverse ombre in questa posizione, la donna che deve controllare la diagonale per evitare, visto che i tre pedoni sono ancora qui e tutti mobilizzati, c'è sempre l'agguato, l'insidia nascosta di un eventuale matto del corridoio, alfiere in E5, anche se qui non sa cosa l'aspetta. Torri in E3, mi affido sempre due pezzi pesanti con un buon vantaggio. Poi c'è anche un pedone qui in effetti che ho in più, ma non volevo arrivare a fare, non volevo andare avanti, anche perché 1 minuto e 57 è molto meno di quanto sembra. Il tempo passa molto velocemente nella vita, ma sulla scacchiera ancora di più. Donna in E4, poi su alfiere in C3, cercare di mettere ancora più problemi, mi ritrovo costretto, io quell'anno mi ero stancato di temere il matto del corridoio e quindi procedo con G3. Finalmente ora il re può tornare a respirare, disporre della casa G2. Infatti qui su alfiere F6 colloco subito il re G2 perché ho voluto togliergli anche il gusto di dargli scacco. Torre in B6, procede adesso con qualche misura un po' più di difesa. Torre in D3, cerco di cambiare i pezzi. Tanto io con la regina posso fare quasi quello che voglio. Torre in C8, vuole prendere di mira il pedone C4, che volontariamente, fin da questa mossa, ho scelto di sacrificare, cercando di puntare su un attacco. Mosse come F4 l'ho scartata proprio perché richiedevano anche molto più tempo, anche se in qualche momento l'ho presa in seria considerazione. Ma qui è meglio affidarci al gioco dei pezzi con donna in F4, cercare poi di stritolare qui l'alfiere in F6. Naturalmente ho calcolato proprio torre in B4, la mossa che in certo senso mi aspettavo, o comunque torre BC6, quindi cercare di attaccare, il concetto è sempre quello, attaccare premendo due volte il pedone, sapendo che qui era indifendibile, la torre non può andare né in C3 né in E4, in D4 per difenderlo. Qui mi trovo un po' un piccolo bivio, ma alla fine in maniera più matura ho scelto torre in D6, perché torre F3 non funziona, torre F3 perché lui può difendere l'alfiere con torre, anzi torre in C6, che è ancora meglio. Torre in C6 va a difendere l'alfiere. Invece se io qui cerco di attaccarlo, di stritolarlo con torre in D6, gli impedisco anche di chiamare subito rinforzi in difesa. L'alfiere che si trova spacciato, condannato, crocifisso in sala mensa, lui sceglie allora come ultima cena, ultimo pasto della sua partita, la torre che prende il pedone in C4, ma avvelenato, direi abbastanza, una bella tossina. E qui infatti la partita si risolve con una combinazione di matto in 3. Donna per F6, re H7, lui abbandona, seguiva donna per F7, torre in D8 con una bella scaletta. Alla fine io ho cercato di fare la scaletta proprio per salire di punteggio. Un avversario molto in forma, che mi anche, sono anche piaciute, come ho detto, alcune sue mosse, sempre cercando di trovare e ricercare la vittoria attraverso il tatticismo. Una partita sicuramente interessante, molto combattuta, tagliente, ma siamo soltanto a metà perché ne vediamo adesso altre due. Passiamo al terzo, qui veramente. Ragazzi, siamo in una 10 più 0, rapido, senza incremento, e l'avversario è un duro The Dark Moon 2511. Che cosa potrò mai fare contro un avversario del genere? Beh, in realtà vince, ma non è l'ordine del giorno. Perciò andiamo subito a vedere, attiviamo anche qui l'analisi, il motore meglio che dorma, se no altrimenti gli darò un sonnifero. C4, il mio avversario. Mi sottopone quindi a un test d'inglese C4 English Opening, cavallo in F6. Qui proseguo anche se E5, devo dire, un poco nel repertorio che cosa ho. Se mi sta venendo la curiosità, nel repertorio ho giocato per più volte. No, cavallo F4 comunque. Cavallo F4 è quello che ho giocato, cavallo F6, quello che ho giocato più spesso. Anche più di E5 che trasforma l'inglese, come sappiamo, in una siciliana a colori invertiti. Bene, bene, bene. Cavallo F6, qui punto. Magari nei miei sogni a rientrare in West Indiana, nuovamente in una Grunfeld. Il mio avversario comunque sembra spezzarli con G3, anche se G3 non esclude la trasposizione, perché si può rientrare in una variante di fianchetto, o dell'West Indiana o della Grunfeld. Allora gioco C6, tanto poteva subito rispondere con D4, ma l'avrebbe fatto in effetti fin dalla prima mossa. Invece questo è proprio un giocatore tipico, come me del resto, da apertura inglese. E allora ti punirò l'inglese. C6, questa mossa che molti vedono un po' come scorretta, è presente in realtà in tutti i libri, nelle enciclopedie, da quella di Callai al manuale di Pantaleoni, alla trilogia di Marin sull'apertura inglese. C6 viene chiamata come sistema variante, poi non sistema, variante Keres, al nome di Paul Keres, è vero che ha il difetto di bloccare la casa C6 al cavallo, ma allo stesso tempo con l'alfiere G2 abbiamo una bella barricata per cercare di ridurre la potenza ed efficacia del signor alfiere Campochiaro.
però lui si imposta comunque nella sua posizione, un po' nella Guardiola per, non allenatore, nella Guardiola per dirigere poi le operazioni, spinta in D5, a che serve allora C6? Oltre che alla barricata, spingere ancora in D5, vedo che è sufficiente il ruolo del cavallo in F6, presa, presa, cavallo in F3 per arroccare corto, qui cavallo C6 in maniera molto tranquilla. Allora lui spinge subito in D4, alfiere F5, scelgo di dominare bene questa diagonale, poi riservare la casa C8 alla torre, E6, una volta che si va a chiudere un po' tutto, e poi alfiere andrà sistemato, alfiere Camposcuro in altre case, magari in D6, all'occorrenza poi in B4, senza dare scacchi sterili, perché chi dà scacco senza scopo se ne pente prima o dopo, cavallo C3, E6, andare quindi a ridefinire bene la struttura, e qui rimane quasi simmetrica, comunque disponiamo di una bella colonna C che è come un'autostrada aperta, arrocco corto, qui alfiere in B4, non so, è una mossa che mi aspettavo da un momento all'altro, tra l'altro questa è una partita in cui ho fatto anche un piccolo bluff, che in realtà è un errore, ma ho deciso proprio di provocare il mio avversario, non fatelo a casa, ve lo dirò quando capita, alfiere in B4, anche qui seguendo un po' lo spartito della mezza indiana, vado a prendere di mira subito il cavallo, che in realtà poi è schiodato. Cavallo H4 crea subito problemi al signor alfiere Campochiaro. Questa è una mossa che per certi versi avrei voluto evitare, anche se con E6 molto spesso dobbiamo esporci a posizioni di questo tipo per solidificare la struttura. Alfiere in G6, in caso di ricattura, qui è evidente che la mia struttura pedonale avrei preso qui cavallo per H per G6, in modo da disporre subito di una semicolonna per la torre e di cercare di. Non di dare matto subito, naturalmente, che il mio avversario è molto preparato, quantomeno di mostrare un atteggiamento sempre, sempre più aggressivo. A3 decido di cedere qui la coppia degli alfieri, prendo subito in C3, anche se qualche altra idea tipo di rientrare subito in difesa, magari poteva giocare B4, B5, andare a come tipico nell'inglese, anche se qui rimane un po' tutto più chiuso, magari B4, cercare un attacco. Troppo aggressivo a ovest, ho preferito cambiare l'alfiere per il suo cavallo, pedone che ricattura, torre in C8, qui devo dire che non ero per niente soddisfatto, sono molto critico, ve l'ho pensato, sono un po' come Botvinnik che ha scritto i lavori critici e analitici, oppure Corcinovi che ne ha detto di tutto sulle sue partite, sembra quasi descrivere un principiante, molto severo come lo sono io con me stesso. Quindi A4, tutto che comporta a indebolire diverse case chiave, magari qui chi lo sa un domani potrei giungere con un cavallo in B3, lo sapremo soltanto andando avanti. Arrocco corto, alfiere in A3, quindi si sviluppa, guadagna un tempo per attaccare la torre che va in E8, qui potrò pianificare 5, tutti i pezzi sembrano comunque trovarsi nella posizione migliore, e su cavallo per G6 qui ho bluffato, che significa che ho ripreso col pedone F, andando quindi a distruggere, a sgretolare la struttura. Come ti vuoi suicidare, mi state chiedendo, e a sgretolare tutta la struttura. Non parlo di pedoni doppiati, ma parlo del modo in cui si cattura, perché con H per G6 si mantenevano due isole di pedoni in maniera assolutamente più sana. Però io non sono mai stato e non sarò mai un tipo paziente sulla scacchiera, se non nei finali, lì bisogna esserlo. Come diceva mi pare Alekhine, bisogna essere proprio una bella combinazione tra un monaco buddista a scacchi e una tigre siberiana. Io preferisco, anche se pratico yoga, preferisco sempre la seconda, una tigre siberiana oppure il leone, come si diceva di Paul Ugaevski. Ad ogni modo, meglio di tornare subito in realtà. Cavallo per G6, riprendo con il pedone in F, che significa qui un bluff, significa che è una mossa indubbiamente scorretta, non fatelo a casa, bambini, e non solo i bambini, per cercare delle possibilità di attacco nella colonna F, a tutti i costi. Quindi cercare delle complicazioni per mettere in difficoltà il giocatore più preparato, e vedere poi se il gioco vale o meno la candela. F3, qui lui cerca subito di proseguire. Va detto che il bianco qui non possiede di certo un'iniziativa così feroce, quindi lui si affida a mosse un po' più tranquille come F3, anche se va e occorre chiedersi quale sarà il futuro dell'alfiere Campochiaro dal punto di vista più strategico, magari un alfiere H3 in seguito, non lo so, di certo sarò pronto a rispondere in maniera feroce. Quindi posso finalmente andare ad attaccare il suo centro con E5, ricreando questa struttura, alfiere in H3, come era del resto prevedibile, torre in C7. Nel momento ho anche verificato come piano di trasferire la torre in F7, sperando
spostare il cavallo e adesso sono piani nel momento, una partita fosse un po' contorti, magari cercare poi un'altra sistemazione per il cavallo, creare qualche batteria, sfruttare alcuni punti deboli e vedere poi una mossa, quello che avrebbe fatto per il mio avversario. Qui The Dark Moon sceglie di prendere subito d5, il cavallo che ricattura e si porta al centro, dona in d4 e il bianco qui sta diventando sempre più aggressivo. Porta riesce ad avere sempre più attività con i propri pezzi. Io qui per evitare di delegare compiti difensivi alle torri o altri pezzi preferisco B6, quindi andare a solidificare un po' tutto. La donna adesso non potrà più prendersela contro i pedoni, quindi E4, cerca subito di un corpo a corpo immediato in effetti. Arriva adesso una mossa che anche da prima voleva giocare, B6 naturalmente necessaria per salvare subito il pedone, disponendo della coppa degli alfieri, io ritengo sempre l'avversario superiore. E sono un po' come Fischer e Kasparov, molto affezionato alla coppa degli alfieri, anche se qui sono stato io stesso, soprattutto con alfiere per C3, a decidere di cederla. Ad ogni modo, B6, preparo subito torre in C4, mossa veramente istintiva che ho giocato dopo 3 secondi. Vado ad attaccare la donna, cerco sempre di comprimere la posizione, magari in qualche errore, sbavatura del mio avversario. Di certo qui entrambi ci siamo divertiti parecchio, quindi donna in D2, nell'attesa riesco a scranocchiare anche qua un pedone, preso in D5, torre in quinta, ammetto che anche qui ero convinto fosse una mossa molto buona, invece è un piccolo blunder, donna in A5 perché in effetti in maniera molto elementare lui spinge subito in D6, anche se pensavo a qualche altra soluzione di cercare di liberarmi in ogni modo del pedone, sono riuscito comunque a spazzarlo via. Adesso con questa cavallo in C4, quindi rimandare fu un errore probabilmente di tempistica. Qui viene suggerita B5, lui aveva proseguito con D6, poi rimane tutto ben difeso. Alfieri in A3, anche se il cavallo può veramente mettergli i bastoni fra le ruote. Cavallo che salta in C4 e lui in effetti. Questa suona come una cessione dell'alfiere camposcuro, lui deve salvare. God save the queen, donna che va in C1, cavallo per, torre per, donna per D6, rifiuto assolutamente. Qua l'obiettivo è liberarmi subito del pedone. Qui c'è anche una bella diagonale per poter dare scacco, creare qualche gustosa combinazione con i pezzi pesanti. Torre per, lui sceglie di cambiare le torri, ma anche di soprattutto di rovinare la mia struttura, posizione che viene valutata leggermente favorevole al nero, ma io sono molto severo, quindi per me è assolutamente pari. Donna in G5, attacca ancora il pedone, è vero che da sola potrà fare ben poco, qui forse in effetti torre F2 non è che crea grossi pericoli, ma un gioco un po' più corale con i vari pezzi, ma mi avversario è più forte, quindi non ho niente da rimproverare assolutamente. Donna in G5, spingo adesso in A4, qui ho già tenuto un po' conto anche di perdere uno dei due pedoni, magari di riservare naturalmente in maniera teorica la casa A8 per la torre, si dice giustamente, diceva anche impare Tarrasch, che le torri devono stare sempre dietro i pedoni per sostenerle nel loro viaggio. A4, donna in A5, qui porto subito la torre in terza, in effetti non è la migliore, anche se io cercavo qui di andare a puntare troppo sul gioco dei pezzi e sottovalutando i pedoni. Polkens mi avrebbe tirato le orecchie, diceva, io più vado avanti con gli anni, più valuto la forza dei pedoni. Perdonami, caro Paul, ma purtroppo non sono ai tuoi livelli. Donna per A7, torre per C3, lui riesce a riacquistare assolutamente la parità. H5, come struttura pedonale, non dico che io non so se ho buttato via la partita, però qui si rientra ormai in un finale. Ho cercato di compensare con l'attività dei pezzi, anche se illudermi, sottolineo la parola illudermi, di creare combinazioni da matto è veramente come sperare di vivere fino a 200 anni, tutta una pia illusione. Donna in A8 con scacco, re H7, donna in A7, anche se qui l'alfiere difficilmente potrà essere chiamato in causa per seminare il panico nella scacchiera, quindi provo a portare la donna in D3, anche se qui il cervello era proprio impegnato quando ci ho messo 9 secondi, 7 secondi, e a scegliere qualche manovra per riportare in vita il cavallo. In effetti poi la manovra più elementare è quella che ho giocato in partita, D5 e poi E3. Ma quale sarà il risultato? Mi porterà a raccogliere diversi frutti, magari a guadagnare il materiale, forse soltanto un pedone, a cercare qualche gabbia, qualche rete di matto? La risposta poi è stata no.
Donna F2, lui retrocede qui compattandosi in difesa, cerca di chiudersi dopo torre in C2, attacco alla donna, che va in E1, di chiudersi come un'ostrica in difesa, cavallo in D5 per saltare poi in E3, torre in seconda, propone il cambio di pezzi, ma io qui lo rifiuto e ho giocato una mossa di cui vado veramente orgoglioso come donna in D4. Non ti permetto di cambiare i pezzi, tutte le mie armi dovranno, servono a farti soffrire, ovviamente sempre sulla scacchiera, mio giovane caro amico 2511. Donna in D4, torre, cambio delle torri che viene impedito, la sua viene inchiodata e ancora una volta crocifissa in sala mensa, alfiere F1, questo ammetto che non l'ho capito anch'io, però il bianco si trova abbastanza... si ritrova abbastanza allegato, non poteva di certo compiere alcune spinte scelerate di pedone, al migliore qui viene suggerita come range 2, nulla da dire perché sono le posizioni che io temo di più, cioè quelle più tranquille, in cui bisogna stare fermi, sono quelle in realtà che nascondono più insidie, purtroppo. Ad ogni modo, alfiere F1, e qui il nero passa in vantaggio, ma cavallo E3, l'essere testardo come un mulo mi porta a sciupare il vantaggio, peccato, spiazza. H4 poteva avere un po' più di mordente offensivo seguendo qui questa H4, come potete leggere, alfiere in A6, torre in seconda. Ho valutato in realtà l'idea di portare la torre in seconda, poi in prima minacciare di inchiodare, guadagnare la donna, il materiale. Pensavo che fosse pura utopia contro, forse sopravvalutando il mio avversario, probabilmente sì. Cavallo E3, un gioco aggressivo dei pezzi, ma che in realtà è tanto fumo e niente arrosto. Torre per, cavallo per C2 con scacco, l'unica per evitare di perdere la donna e mantenere la parità qui è donna in F2, cavallo che salta in E3, non voglio cambiare i pezzi, ovviamente come un bambino capriccioso mi rifiuto di cambiare i pezzi, cavallo E3, beh del resto qui mi andava comunque bene una patta, che tra l'altro poi gli ho anche offerto perché sembrava essere l'ennesima partita molto arida. E poi ci sarà un finale a sorpresa, un po' l'opposto della vita dove il lieto fine non esiste mai, ma sulla scacchiera a volte è un po' per fortuna diverso. Donna in C3, cerco di difendere il cavallo, di fare qualche giro qua e là per la scacchiera, vado un po' più avanti perché non vi voglio annoiare. Donna in C3, riesco adesso a tuonare con uno scacco, alfiere F1, certo i pezzi sono passivi ma alla fine siamo veramente alla pari, anche se io mi valutavo un po' un leggero svantaggio per via di questa impedonatura, ma G5 all'occorrenza poteva salvarmi, ed è qui che ho avuto l'idea di giocare re H6, G5, cambiare i pedoni e poi non ci saranno altri problemi. Donna E2, adesso basta, decido di liquidare tutto, quindi andiamo a, come dicevo, andiamo a comandare, io dico andiamo a sparecchiare la scacchiera, cambio, cambio, via, liquidare tutto, re per F1, D5, si rientra in un finale di pedoni in cui lui aveva anche meno tempo di me e adesso gioca F4, F4 mi dispiace, ma questa è una tua, hai firmato la tua condanna, anche se sei un 2511, errore nel finale di pedone, in questi momenti non credevo ai miei occhi, qui a casa G4 subito inizia a fare gola per il re, che sembra subito vederla come il paradiso, presa in H4, il pedone ricattura, qui è tutto calcolato, quanto impiegato, mezzo minuto, da 3.02 a 2 minuti e mezzo, beh ci sta comunque, G per H4 mi ha fatto venire qualche brivido, perché i pedoni controllano la casa G5, perciò dovrò fare una manovra su più tempi, re G6, re F5, re G4, ma questa è assolutamente realtà, e stiamo un po' a vedere cosa è successo. Re in F5, re F3 e adesso arriva G6, urca, l'ho mandato a quel paese, è un paese in Germania che si chiama Zugzwang, avere lo svantaggio della mossa, lo so, poi sono stato un po' incoerente, o meglio Bronstein, il più grande vantaggio negli scacchi è sempre quello di avere la prossima mossa, ne sei proprio sicuro caro apprendista stregone, il bianco qui purtroppo deve muovere, qual è la sua condanna, re in E3, naturalmente su range 3, re in E4, re in E3, range 4, cercando un po' di, non di evitarsi ma di vincere il finale, e così vanno le cose. Re in E4, cade il pedone, l'ultimo baluardo in questo momento, re in G4, re in F6, ma non c'è speranza di difendere tutto anche su banali spinti, dai, qui non c'è bisogno di perdere tempo, e qui il pedone H alla fine può nonostante tutto, come ho detto, il bluff quando ho ricatturato con il pedone in F non me ne sono pentito, la partita chissà come sarebbe andata, in un multiverso potremmo scoprirlo, quindi scacco, poi naturalmente ho vinto perché lui avevo 20 secondi sul cronometro, con, nella bagarre dello Zeitmann sono riuscito comunque a vincere, lui non si è arreso per vincere per il tempo, un atteggiamento che ci può stare benissimo, quindi re in C6, basta, qui c'è il matto, poi ha abbandonato, 20 secondi sul cronometro e ho battuto il 2511, ottimo episodio, come detto queste sono le partite migliori, e ora
Come gran finale vediamo non un essere umano, ma il nostro caro amico. Lo nominiamo sempre e sarebbe stato un po' maleducato per certi versi non sfidarlo, che però ho sfidato più volte, anche a livello 8, che è veramente una bestia infernale. Parliamo di lui, Stockfish, livello 7. Lui che corregge sempre le partite di tutti noi, al quale ci rivolgiamo, anche se io preferisco tenerlo un po' a nanna, qualche sonnifero. Perché più motore attivo, più il cervello è passivo, ricordatelo sempre, questo deve essere il mio motto quando poi passerò a miglior vita. Stockfish livello 7, l'8 è una bestia infernale, il 6 è un buon avversario, ma tanto parliamo di un motore, quindi posso anche offendere, non c'è nessuna, nessuna offesa proprio. Numero 6, ormai riesco a tenerlo a bada, ad addomesticarlo. Livello 7 vuol dire un avversario con cui mi diverto parecchio. E allora procediamo, scacchiera di analisi anche qui con i pezzi bianchi. Ho aperto con D4, ecco, dobbiamo fare delle premesse. Mi dispiace, ma quando si affrontano i motori, io, almeno io, non ho detto nessuna arroganza, tu ti permetti a dare lezioni, ma niente, potrei riassumere con qualche espressione pugliese, ma preferisco non essere volgare. Quindi, quando affronto i motori, cerco di essere con uno stile diverso, un po' più posizionale, quindi in maniera meno spettacolare, meno spumeggiante, anche perché i motori, questo si dice in effetti comunque corretto. I motori, non lo dico solo io, riescono a neutralizzare le minacce. Spesso si commentano anche le partite tra alcuni motori come noiose, se sono molto estremamente posizionali, con un gioco asciutto, proprio perché vengono in maniera profilati. Qui Mark Voreschi e Ninzovic sarebbe veramente con il cuore, i cuori al posto degli occhi, dei bulbi oculari, riescono ad applicare una profilassi veramente perfetta, proprio da macchina, non da essere umano. Pertanto, cercare delle combinazioni, come piace sempre fare a me, purtroppo non è la strada. Poi questo rimane il mio metodo. Se avete battuto Stockfish con sacrifici spettacolari, complimenti, di certo non soltanto un'opinione soggettiva. Cerco quindi di avere un atteggiamento un po' più posizionale, quindi deve essere un po' più efficace, un approccio più pragmatico, insomma, un po' tipo la Juve di Allegri, come vincevano, che poi adesso non vince più niente, noioso però vincente, riuscire a badare al risultato. Quindi come si batte, appunti, prendiamo gli appunti, come si batte Stockfish livello 7 di Hortomuso, se vi intendete di Ippica, ma i cavalli ci entreranno fino a un certo punto. Let's go, vediamo adesso l'ultima partita, non vi voglio annoiare. D4, D5, C4. Ancora una volta il gambetto di donna, anche se io preferisco aprire con C4, ma non ho preferenze C4, D4 e 4, mettono il meme, D4 e 4, entrambi, non è che mi interessa. Studiarla e basta. E6 e poi fare pratica. Difesa ortodossa, qui sembra ripetersi la solita variante, alfiere B4, la difesa. Quella maledetta difesa, Ragosin, alfiere B4, che è sempre stata una maledizione. Forse avrò l'occasione di spezzarla. Come la gioca Stockfish? Vi confesso che ho pensato di abbandonare, magari di riniziare la partita giocando 4 altre qualcos'altro con i pezzi neri, che con la Ragosin ho sempre avuto un pessimo rapporto. Alcuni libri la tralasciano, ma non voglio annoiarvi. Alfiere G5, comunque conosco naturalmente la linea principale, qui si può procedere in diverse linee, quella è come chiamano Westfalia, variante Manhattan, è molto, secondo me la teoria in molti libri la sottovalutano, nel senso che andrebbe più approfondita, più studiata, anche perché in effetti per chi è abituato ad affrontare come me la Nimes indiana con i pezzi bianchi può sempre trasporre. H6, questa è più la mossa principale che incarna, vediamo, anzi metto a disposizione qui il database dei maestri. H6, cavallo BD7 sono le alte per entrare nel Westfalia, oppure D per C4 che è la linea di Vienna che trattò anche nel libro quello di Hermann Grothe sul gambetto di donna. Chiusa parentesi, H6, Hermann Grothe, autore top, non come Dvoreschi che lo amo, nel senso come autore, a cui mi piacciono le donne. E alfiere per F6, donna per E3, vado qui a solidificare, lui scende in campo con la regina, quindi E3 andiamo a chiudere bene tutto, il piano rimane sempre lo stesso, alfiere in D3, donna in C2 avversario permettendo, colino un po' più posizionale perché qui rimane il cavallo purtroppo inchiodato per impedirmi di conquistare con la mia ambizione il centro, arrocco corto, torre in C1, maniera molto semplice, lui adesso procede con cavallo in C6, in una linea diversa da quella che abbiamo visto prima, C5 che però era tutta un'altra apertura con l'alfiere in F4, giusto per fare un esempio, cavallo in C6, quindi sviluppa un pezzo, pressione aggiuntiva contro D4, nessun problema, adesso però scelgo di andare a liquidare tutto. Cercavo già di rientrare, di dare molta attenzione, anche qui devo rendere onore al maestro olandese Herman Grothe, che ha sempre messo in evidenza per quello che gioco il gambetto di donna, non è che mi diverta tantissimo,
però lo conosco bene, nel momento l'ho studiato in maniera proprio più pratica, la letteratura. Ma Hermann Grothe si è soffermato anche nel suo libro, non voglio fare pubblicità, sui finali, quindi andare a vedere quali sono le strutture e i finali più comuni in cui si rientra per poi andare a procedere in maniera un po' più pratica. Quindi C/D5 ho dato molta attenzione alla struttura cercando di guadagnare già un vantaggio, quindi da consolidarlo e poi nel finale, anche se Stoffice è fortissimo nei finali, tentare di dare il meglio. Ecco, alfiere per, torre per C3, qui porto subito manovra dell'ascensore con la torre che sarà al terzo piano, il pedone riprende e adesso devo dire forse la parte, le 4-5 mosse che secondo me e anche secondo il motore in effetti hanno deciso la partita. Alfiere in B5, poi è chiaro che gioco corretto, come si dice, no? Se non so, sapete, la partita perfetta è quella che termina in parità con una patta, nel senso che ogni vittoria poi dipende da imprecisioni e errori avversari. Non voglio annoiarvi, non voglio essere lungo, anzi, mi devo prendere il Benagol tra un po'. Donna in G6, cerca magari di sferrare qualche attacco contro l'arrogo. Infatti, ho rischiato arrogo corto. Io qui mi prendo proprio, anzi, sentite il suono a schiaffi. Anche se il motore qui sembra essere contento, ma io sono troppo severo con me stesso, ma veramente, somaro mannaro, mi definisco arrogo corto, perché in effetti, come dice anche qui, alfiere H3. Lui perché ha giocato non G6? L'unica motivazione con G6 può essere quella di creare la minaccia di matto, che poi può essere parata a arrogo corto con alfiere in H3 e qui cavallo E1, perché naturalmente non ha senso andare a cedere la qualità, la torre, cioè in una maniera, una posizione, una situazione che non è necessaria, arco corto, lui sceglie alfiere G4 invece, che l'ho ritenuta comunque pungente come idea, ma se voglio vincere la partita dovrò avere un atteggiamento un po' più posizionale, in maniera giocare in maniera più limpida, più cristallina. Poi ci sono stati alcuni momenti in cui pregavo Capablanca da lassù di aiutarmi, non ho ricevuto nessuna risposta. Allora, alfiere per C6, gli rovino la struttura, quindi prendo il cavallo, ma non è che mi interessa il cavallo in sé, anche se ho parlato di cortomuso. B per C6, pedoni doppiati, quello sarà veramente un tallone d'Achille nel finale. E adesso, veramente, ho pensato diverse soluzioni, che cosa avrei potuto fare qui, che risulta un cavallo inchiodato. Non ha senso, non ci sono grandi tatticismi, forse una mossa che mi incuriosiva e che nel momento ho pensato, questa o è genio o è follia. La mano può essere piuma o può essere ferro. Per il mio avversario ovviamente è ferro. Cavallo E5, pseudo sacrificio di regina, va ad attaccare quella avversaria, lui sceglie di stare al gioco, in effetti non è che avesse tante altre carte, dal momento che l'alfiere è attaccato per ben due volte, quindi alfiere per D1, prende la mia regina, cavallo per. Gli ho procurato un'altra debolezza, pedoni doppiati anche sull'ala di re. F per G6, torre per, qui si rientra in un finale di torri. Anche qui ho dovuto pregare Corcinoi, ma anche Alekhine, che ha giocato naturalmente una bella dimostrazione di forza nel finale di torre nel match del 27 contro il cubano. Torre F6, adesso lui si ritrova proprio con queste debolezze insanabili, le torri che potranno sopperire fino a un certo punto, ma in maniera anche, devo dire, abbastanza nervosa qui, ho cercato, venendo l'occasione, di mettere il dito sulla piaga nuovamente, di alzare di più il ritmo e battere Stockfish livello 7. Quindi raddoppio, torre in B8, cerca subito un controgioco. L'idea di perdere il pedone cambiando pure le torri, quindi torre per C6, cambi vari, poi di ritrovarmi con la sua torre in seconda traversa. Catturando in B2, attaccando il pedone di torre, non mi è piaciuta proprio per niente. La scelgo di difendere con B3, tanto qui l'attacco rimane sempre in vita. Una batteria molto forte che a breve darà la scossa. Torre in B6, lui può difendere, ma adesso cerco qualche altro piano, ovvero F3 e 4. Poi ho inserito anche Re in F2, visto che diceva Ninzovic, il re nel mediogioco è un poco più che una comparsa, nel finale deve essere una vera star. E allora ci facciamo fare magari qualche autografo da qui dal monarca bianco a 5, una spinta qui improvvisa del pedone di torre che non mi aspettavo, scelgo allora di attaccarlo. Qui ho pensato magari che volesse lui spingere ulteriormente, prendiamo altre mosse, non so, qui mettiamo anche torre in C5 che ho giocato in partita, magari giocare a 4, rovinarmi la struttura, poi rovinare la struttura in caso di presa, poi va tutto verificato, e poi portarsi con la propria torre in seconda, tutto per ottenere un buon vantaggio e un'attività maggiore della propria torre. Io qui su torre C5, lui risponde invece con torre in E6, la migliore qui la torre in A6 andrà a difendere subito il pedone, e in effetti qui la torre è vero che riesce proprio letteralmente di cortomuso a difendere tutto,
il bianco comunque conserva sempre il proprio vantaggio. Torre in e6, va ad attaccare il pedone, ecco perché il re f2 è assolutamente essenziale. Torre in a6, difende adesso il pedone, quindi rientriamo sempre per trasposizione nell'identica posizione. Re in e2, qui per sistemarlo subito in d3 e poi valorizzare anche, qui abbiamo pedoni doppiati. Questa debolezza la sto già punendo, cercando di metterla in luce, adesso invece dovrà finire quest'altra sotto i riflettori. Re in f8, riprovo a attivare il re, qui ho cercato anche di calcolare quando cambiare le torri, perché alla fine questo diventerà un finale di pedoni che il bianco ha il dovere di vincere, altrimenti schiaffi, mi aspettavano degli schiaffi nuovamente. Sempre da parte mia, non è che viene qualcuno a prendermi a schiaffi. Re in d3, torre f6, anche se è un po' brancolare nel buio, qui. Stockfish H4, piccola imprecisione, 4 sarebbe stata un po' più precisa. Ho preferito rimandare un po' l'apertura del centro, tanto il tempo comunque a disposizione 10 più 0, sia ben chiaro anche per la sfida con Stockfish. Avevo molto tempo a disposizione e lo Zeitnot era un po' come quei paesaggi che si vedono in lontananza, quindi non ancora al nitido. Di certo non sentivo il ronzio dello Zeitnot alle porte, rimbombo dei suoi passi, ma sento quello dei passi del re avversario. Ne 8, qui è 4, scelgo di aprire il centro, anche se così istintivamente non ero sicuro fosse la mossa migliore, però che altro. E 4, torre in d6, provo ancora a gestire le debolezze. Il nero è difficile trovare un piano di gioco concreto, ma però ci vuole adesso quello che non ho, pazienza, per vincere il finale. Preso in d5, re in d7 un po' più operativo. Pedone per c6 con scacco, cambiare adesso tutte le torri, rientrare in un finale di pedone che sono riuscito poi a vincere. Prima però qualche altra mossa importante come re in c4, essenziale mantenere la posizione, g5, qui pensavo magari c'è qualche insidia, qualche trappola, no, g5, cambio, cambio e adesso ho spinto in a4. Questa è un'altra mossa a cui darei un punto esclamativo, forse può sembrare scontata, ma ero orgoglioso nel momento in cui l'ho giocata, perché why? Because a4. I pedoni vanno a controllare le case in B5, C5, creano quindi un campo minato contro gli avversari, mentre giustamente il mio sovrano potrà piacevolmente dirigersi verso altri lidi. Arriva adesso G6 e nuovamente blocco tutto con G4. E anche lui, anche Stockfish, avrà incontrato l'avversario di prima, né in quel paese tedesco, l'ho mandato a quel paese che si chiama Zugzwang. Non può muovere i pedoni, svantaggio della mossa. E quindi anche qui abbiamo sempre lo stesso problema. Con re in d6, naturalmente, re in b5, re in b6, re in d5. Passare dall'altra parte e qui finalmente, pancia mia, fatica panna, sembra di dire il re bianco che potrà disfarsi dei pedoni avversari. Promozione, poi matto. Stockfish, come sappiamo, devo anche a lui tirare un po' le orecchie, che poi non ha le orecchie, ma le antenne, non so. Non è sportivo, quindi non abbandona. Re in b7, forse masochista, non lo so. Re in b6, quindi andiamo avanti, però non vi voglio annoiare, anzi il video ormai si sta per concludere. Re in f6, c5, presa, re in d5, promozione, qui è tutto un campo minato e sia ben chiaro non c'erano possibilità di controgiocare. Re in d5, e anche per potevo scappare, ma magari re in d3 se voleva distruggere i pedoni, promuovere il pedone A, sarebbe stata un'impresa proprio eroica, proprio roba da impossibile. Re in c6, promozione e poi è arrivata la triste condanna, la sentenza per il nostro Stockfish con 4 minuti sul cronometro, re in c7 e poi è arrivato il matto alla 53esima dopo donna in b7. Stockfish livello 8, probabilmente non riuscirò mai a batterlo in tutta la mia vita, di questo su questo non ho dubbi perché soprattutto nei finali ho fatto una partita, una siciliana qualche giorno fa, ma è veramente un avversario forte. E poi purtroppo nel motore non esce il punteggio, anche se a me non interessano i numeri perché tutto è possibile contro chiunque. Di certo è un osso duro che anche la patta, boh, non lo metto in una patta, lo dico chiaramente, nel senso una vergogna. Contro Stockfish livello 8 ho ottenuto soltanto sconfitte, non certo in 20 mosse, ma nel finale è una macchina proprio, letteralmente fortissimo. Questo è poi un po' tutto sulle 4 migliori partite, almeno per il momento, poi porterò, vediamo le peggiori, io lo so. Il menu, come detto, dei video della Pentamana riprenderà proprio lunedì, quindi partite, come potete qui vedere, partite dei classici il martedì, lunedì teoria, i mondiali, i contemporanei, il giovedì c'è anche, oltre ai contemporanei, anche la scuola indiana, e il venerdì i personaggi di scacchi.
e arriverà a breve, non so quando caricherò il video, però in programma nella scala ho Victor Corcinoi, Ulf Andersson, Albin Planitz e poi anche qualche italiano che ho registrato alcuni nel 2022, giusto per essere chiari. Questo è tutto quindi, e il terribile Ali è sceso in campo, è tornato in campo, ormai sono anche stufo di giocare certe, di sfidare Stockfish, come ho già detto. Insomma, questo è un po' il meglio che ho voluto portare per condividere, visto che sono tra i pochi che ancora non ho portato tutto ciò, anche dato che la mia situazione a livello, non dico di salute, perché c'è assolutamente chi sta peggio, ma anche lavorativa, stress continuo, quindi disponibilità economiche, non faccio più tornei, e quindi è sempre fondamentale per quel che si può. Ricordiamo, stiamo parlando di uno sport ma anche di un gioco, già a volte c'è la vita a creare problemi, sarebbe da masochisti farsi del male, quindi per mantenersi sempre in allenamento, giocare contro Stockfish, contro i motori, contro altre persone sugli chess, questo è tutto, riprenderà la programmazione pentamanale, alla prossima e un caro saluto.